Bentornati nella carriera, allenatore con il Benevento di Wamata. Andiamo subito avanti perché in questo episodio ci saranno le partite con Novara e Virtus Entella. Andiamo a giocare subito la prima gara contro il Novara. Giochiamo con Cranio, Fosumensa, Camporese, Lucioni, Bianco, Cipsa e Buzzegoli davanti alla difesa, Campagnacci e Falco sulle fasce. Sì, dietro l'unica punta, Ceravolo. Buon pomeriggio a tutti dallo stadio Silvio Piola di Novara. Novara Benevento per questa sesta giornata del campionato di Serie B. Questa è la classifica. Partiamo subito. Battiamo noi il calcio d'inizio e speriamo in una bella gara. Campagnacci recupera un ottimo pallone per Buzzegoli. Si è proposto Campagnacci, servito splendidamente da Buzzegoli. Può galoppare Campagnacci, può andare sul secondo palo col cross Ceravolo. Stacca più in alto di tutti però. Non mette forza al pallone, da Costa la fa sua. Buzzegoli, dentro per Cipsa. Cipsa vede nello spazio Campagnacci e può accentrarsi ancora Campagnacci. Numero di Campagnacci! 1-0 Benevento, proprio alla mezz'ora. Campagnacci nella sua prima gara da titolare. Che bel movimento di palla del Benevento. Poi Campagnacci, il lavoro che fa sempre Ciciretti, la mette sotto le gambe del difensore. E alle spalle del portiere del Novara, rivediamolo, aveva perso quasi il tempo per cacciare Campagnacci, lo ha ritrovato e l'ha messa. Ci prova adesso Campagnacci che la mette sul secondo palo, Fosumensa, eccolo lì, Fosumensa, 2-0 e secondo gol in campionato, proprio lui per l'ex Manchester United. Un 1-2 pazzesco del Benevento, che questa volta la chiude al 37esimo la gara, 2-0 grazie a Fosumensa, nonostante tantissimi cambi per questa partita, perché in 8 giorni abbiamo avuto 3 partite importantissime e non potevamo assolutamente sbagliare questa. Abbiamo messo Timothy Fosumensa terzino destro, abbiamo messo in rosa anche Camporese, che si era lamentato nella settimana scorsa perché il mister gli aveva dato poco spazio. Ora è a far coppia con Lucioni e ovviamente stanno facendo una grandissima partita. Qui prova intanto il Novara, pallone che termina sul fondo. Attenzione a Galabinov, dentro il pallone per il numero 20 del Novara, Cragno. Ci ha provato Kuzpitz a metterla dentro in scivolata. Buona la partenza del Novara in questo secondo tempo. Noi ci siamo fatti trovare un pochino aperti come difesa. Pallone messo dentro, ancora Galabinov che la stoppa tutto il tempo per appoggiarla a Kuzpitz. Pallone per Viola, Bolzoni, Cragno ancora una volta, ma dobbiamo svegliarci. Chipster recupera un ottimo pallone, poi dentro per Pajac. Sì, ancora Chipster, vede il movimento di Puskas. Che bomba di Puskas sul fondo, è entrato al posto di Ceravolo, subito un'occasione per l'ex giocatore dell'Inter. La partita sta per terminare e arriva qui il triplice fischio finale del direttore di gara. Il Benevento vince ancora, continua la striscia di imbattibilità, finora 0 sconfitte. Andiamo a fare gli allenamenti e poi vi faccio vedere la classifica del campionato di Serie B. Ciciretti sta per salire, Fosumensa è salito un po', Puskas anche. Tutto sommato buoni allenamenti per noi. Abbiamo 12 punti, siamo al secondo posto in classifica, la SPAL ha una gara in meno, quindi è ipoteticamente a più 4 dal Benevento, Hellas Verona e Salernitana. Noi andiamo avanti e vediamo un po' cosa combina la SPAL. La classifica è la seguente: Perugia e Ferrara a 13 punti, Benevento a 12 insieme a Hellas Verona e Salernitana. Giocheremo contro l'Entella, un brutto cliente, penultima in classifica, servono punti alla squadra che andremo a affrontare proprio in questa partita. E ora bando alle ciance, andiamo subito a giocare la nostra seconda ed ultima partita di questo episodio. Giochiamo con Cragno, Calabria, Fosumensa, Lucioni, Lopez, Buzzegoli e Cipsa davanti alla difesa, Falco dietro le punte e in attacco Ciciretti, Ceravolo e Pulisic. Un 4-3-3 offensivo per questo Benevento che in casa vuole distruggere l'Entella. Buonasera a tutti dal Ciro Vigorito.
Questa è la settima giornata del campionato di Serie B. Si affrontano questa sera Benevento, Virtus Entella, un testa a coda importante per capire se il Benevento è davvero intenzionato a far bene in questo campionato. Finora imbattuto in casa e in campionato il Benevento, e se non sbaglio ha una striscia di imbattibilità che va anche dalla scorsa stagione Lega Pro, ben 30 gare o qualcosa in più. Qui ci inquadrano le telecamere, siamo perplessi perché ho provato un nuovo modulo in questa partita, un 4-3-3 offensivo con Falco che praticamente fa quasi la quarta punta, inquadrato Lucioni, il nostro capitano, e direi che possiamo iniziare. Giallo per Lucioni, primo cartellino giallo di questo match per Fabio Lucioni, il nostro capitano. Beretta, Lucioni copre tutto e la mette in calcio d'angolo, nono minuto, primo corner per l'Entella che vuole fare punti qui a Benevento. Non ha iniziato bene questo campionato e trova il gol del vantaggio con Caputo al decimo minuto. Ciciretti dentro il pallone per Calabria, è passato Calabria dentro per Buzzegoli, poteva darla a porta vuota a Buzzegoli, la poteva appoggiare a un suo compagno. Ceravolo, salta secco l'uomo, ancora Ceravolo, Ceravolo la mette dentro per Ciciretti, ancora Ciciretti, vede il pallone per Bacco, 1-1, ma che bella azione del Benevento, è entrata in porta col pallone il Benevento, bellissima palla di Ciciretti per Falco, che da lì lo sbaglia, 1-1, al 30° minuto del primo tempo, impazziscono i 10.000 del Ciro Vigorito. Ciciretti dall'altro lato, ancora Ciciretti, parte col sinistro, Iacobucci. Che parata. Ceravolo dentro, il pallone per Falco col sinistro, ancora Iacobucci, un'altra parata del portiere dell'Entella. Corner corto, Pulisic la mette sul secondo palo, Iacobucci con una mano ci arriva, però l'azione non finisce qui. Cipsa, ancora Cipster, prova a ragionare, non sa chi darla. La mette lui dentro! Benedetti per poco non si fa autogol, ancora un corner, ancora battuto corto. Pulisic la mette dentro, Lucioni! Il capitano Lucioni l'ha messa dentro al 53esimo e ci porta in vantaggio. 2-1. Che grandissimo colpo di testa di Lucioni. La protegge Lopez e la partita finisce qui. 2-1 grazie alle reti di Lucioni e Falco in questa partita, grandissima prova per il Benevento che ancora una volta vince. La classifica è clamorosa. Andiamola a vedere. Siamo al primo posto, però il Perugia, la Spal e la Sverona Salernitana e tutti gli altri hanno una partita in meno. Andiamo avanti. Ci arriva il resoconto sulla Primavera. Poi lo andremo a vedere, però adesso l'importante, eccola qui la classifica, siamo sempre al secondo posto perché il Perugia ha vinto, quindi è a più uno sul Benevento, l'Hellas anche ha vinto, invece il Carpi è a meno uno da Hellas e Benevento, quindi siamo saldamente per ora al secondo posto di questa Serie B. Come obiettivo abbiamo quello di far salire un giovane di almeno 5 punti e schierarlo in campo per 5 partite, o da titolare o da sostituto, e io intanto vado a far allenare proprio lui, il nostro portiere 15enne che ha 49 di overall, quindi facciamolo arrivare a 55-56 e poi lo andremo a schierare per qualche partita per fargli fiatare ovviamente il nostro Alessio Cragno. Per questo episodio è tutto, io vi ringrazio ancora una volta di seguire così approfonditamente questa serie, lasciate le domande per la conferenza stampa. Io vi ricordo che a 150 visualizzazioni arriverà un nuovo video qui sul canale, sempre del Benevento, sempre di Juanmata, la guida del Benevento. Un saluto a tutti da Juanmata, ricordatevi di iscrivervi sia alla pagina di Facebook sia al profilo Instagram e io andrò a salutare tutte le persone che si iscriveranno ad entrambe le pagine nel prossimo episodio. Tantissimi like per questo Benevento che sta facendo un campionato pazzesco nella prima stagione ufficiale di questa serie B.